Un tempo il latte arrivava fresco dalla fattoria, direttamente dalla mucca alla tavola. Negli ultimi 50 anni le cose sono molto cambiate e quello che era normalmente il latte ora viene chiamato latte crudo, per differenziarlo da quello pastorizzato che troviamo più comunemente nei supermercati. Ma che è cambiato in tutto questo tempo? Perché sempre più persone sono intolleranti al latte? E soprattutto, sto latte crudo è sicuro? Negli ultimi anni in Italia si registra un calo costante del consumo di latte. Pensate che tra il 1998 e il 2020 il consumo giornaliero si è ridotto passando dal 62,2% al 48,1%. Sono molte le persone che dichiarano di preferire al latte bevande vegetali per via di scelte dietetiche specifiche o perché dicono di non riuscire a digerire il latte di origine animale. O ancora perché considerano il latte un alimento poco sano. Dando uno sguardo ai dati sull'aspettativa di vita, oggi si vive certamente più a lungo rispetto al passato. Tuttavia, il tempo che trascorriamo in condizioni di salute precarie non è diminuito in modo proporzionale, restando negli ultimi 20 anni sostanzialmente costante. In poche parole, eliminando il tanto dannoso latte, non sembra esserci stato un forte impatto positivo in termini di salute. Anzi, while we are talking about raw milk, I wanted to share a study that I found really interesting. There are multiple studies like this in the literature. In this study, raw cow's milk and its protective effect on allergies and asthma, the consumption of raw milk in childhood and adulthood in farm, but also non-farm populations can be one of the most protective factors against allergy and asthma. I think this probably has to do with the probiotic compounds found in raw milk. Really clear, good evidence that raw milk is beneficial and protective for hay fever, eczema, asthma, and other allergic conditions, probably because being exposed to those bacteria in the milk as a child and adult is beneficial for our immune system, for our gut microbiome. In Italia si stima che ogni anno circa 9 milioni di persone si ammalano di allergie respiratorie derivanti dalla presenza di polline nell'aria e 4 milioni di queste ricorrono a cure. Negli ultimi anni in Europa occidentale il numero di asmatici è raddoppiato nel giro di una decade e al contempo il consumo di latte sta diminuendo. Pura coincidenza? Il latte è un alimento naturale, buono, sano e completo. Oggi in vendita tramite distributori automatici. Vieni a scoprire anche tu la bontà del latte fresco. Da oggi puoi acquistarlo fresco, appena munto, all'interno di aziende certificate. Aiutiamoli a crescere in modo sano e nel rispetto della natura. Innanzitutto dovrebbe dire che il latte crudo è il latte. Si è aggiunta per legge la dicitura crudo per differenziarlo dal latte fresco. Paradossalmente il latte fresco, cioè quello che si compra normalmente nei negozi e quant'altro, in realtà è un latte fresco sì, ma è più fresco il latte crudo, a voler ben vedere, perché il latte crudo normalmente è un latte di giornata ed è prodotto da un singolo produttore ben specifico con nome e cognome. Il latte fresco invece è latte pastorizzato, prodotto da un pool anche molto grande di aziende. Il latte viene raccolto, viene conferito in un'industria, qui viene pastorizzato, cioè scaldato a circa 75 gradi per in realtà pochi secondi, a voler ben vedere, perché poi sono 10-15 secondi. Lo scopo della pastorizzazione è quello di eliminare, o per meglio dire ridurre del 90% la presenza di batteri ed eliminare eventuali batteri patogeni che possono essere presenti in teoria nel latte. Chi produce latte crudo ha un'autorizzazione e controlla la propria produzione con analisi, con sistemi preventivi di pulizia estrema del sistema di raccolta del latte, eccetera. Per cui il latte crudo è in realtà un latte sicuro. La raccomandazione non è di non bere il latte crudo, ma di consumarlo solo dopo averlo bollito. La bollitura, ma anche la stessa pastorizzazione, comunque rovina in qualche maniera alcune caratteristiche specifiche e particolari del latte crudo. Negli anni 70 io mi ricordo vagamente in alcune cascine come veniva munto il latte, era munto a mano, mosche dappertutto, secchi, puliti.
c'era una carica batterica molto elevata. Mi ricordo anche che i fusti di latte venivano riempiti di latte nelle cascine, venivano lasciati fuori dalla cascina, poi passava il cosiddetto menalatte che raccoglieva questi fusti e li portava all'industria per pastorizzare. Ma parliamo quindi di un latte che aveva una proliferazione batterica notevole, per carità erano anche all'epoca tutti batteri lattici, ma di milioni, milioni e milioni di unità formanti colonia, non 2000, 1 milione, 2 milioni, e quindi la pastorizzazione all'epoca voleva dire magari avere un latte pastorizzato fino magari a 100-200.000 di unità formanti colonia. Io per esempio mi ero divertito una volta con latte crudo a confrontare la carica batterica presente nel latte crudo mediamente rispetto a una carica batterica misurata da un laboratorio del latte pastorizzato fresco. Il paradosso era che la carica batterica del latte crudo era addirittura leggermente inferiore mediamente rispetto a quella del latte fresco. Ma perché questo? Perché il latte fresco è il frutto di una raccolta di latte di più aziende, dove la carica batterica media di ogni singolo latte raccolto in ogni singola azienda potrebbe essere ben superiore rispetto a quella del produttore di latte crudo. Questa carica batterica, diciamo che non è che debba spaventare, anzi, se io la chiamassi fermenti lattici, tutti direbbero: ah beh, allora sono quelli che sono nello yogurt e quelli che prendo, vado in farmacia e compro perché ho problemi, diciamo, intestinali. Questi batteri sono batteri che da dove vengono? Non dall'interno della mammella della vacca, perché il latte che esce dalla mammella della vacca è sterile, virtualmente sterile. Quindi la contaminazione è successiva e avviene nel processo di mungitura, che è oggi assolutamente meccanico, anzi oggi ci sono addirittura dei robot di mungitura. La contaminazione comunque avviene nella tubatura, che non risulta mai perfettamente sterile, ma contaminata da questi batteri lattici. Io personalmente dico sì, assolutamente sì, ovviamente se lo compri da un'azienda che è monitorata e che è autorizzata a produrre latte crudo. Se il latte ti appesantisce, prova HD senza lattosio, proprio senza lattosio e con il gusto del buon latte, per chi fatica a digerirlo. Ma perché alcune persone non digeriscono il latte? La causa principale dell'intolleranza al lattosio è data dalla carenza o assenza di un enzima chiamato enzima lattasi, che è assolutamente necessario per la digestione del lattosio, ovvero dello zucchero presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari. Qui però devo fare una precisazione. Il processo di pastorizzazione altera la composizione del latte, compreso il lattosio e le proteine, motivo per cui molti studi epidemiologici hanno evidenziato che il latte crudo viene ben digerito anche dagli intolleranti. In più, il latte crudo contiene enzimi naturali, come l'enzima lattasi, appunto, che possono aiutare nella digestione del lattosio, ed è ricco di probiotici, anche questi utili per la salute intestinale. La pastorizzazione distrugge sia l'enzima lattasi che i probiotici. Una preoccupazione comune di chi consuma il latte crudo o pastorizzato è data da IGF-1. Un fattore di crescita molto importante si chiama IGF-1, che vuol dire fattore di crescita insulino simile di tipo 1, che è l'effettore dell'ormone della crescita, è prodotto soprattutto dal fegato, ma è prodotto in vari tessuti anche, e che è uno dei determinanti importanti della proliferazione cellulare. È normale che ci sia l'IGF-1, ci deve essere nel sangue, ma se è alto ci si ammala di più di cancro, ci si ammala più di cancro della mammella, di cancro dell'intestino, di cancro della prostata. Molte persone pensano che l'IGF-1 possa essere assorbito dal nostro corpo e aumentare il rischio di tumori. In realtà l'IGF-1 è una proteina molto complessa, composta da una catena lunga di 70 amminoacidi
che negli adulti viene scomposta durante la digestione in aminoacidi e piccoli peptidi. In condizioni normali di non permeabilità intestinale, l'essere umano adulto può assorbire solo aminoacidi singoli, dipeptidi e tripeptidi. Figuriamoci una catena di 70 aminoacidi. Solo nei neonati che hanno una barriera intestinale più permeabile, l'IGF-1 può essere assorbito per favorire la crescita. Per gli adulti sani, quindi, bere latte non comporta un rischio significativo di assorbimento di IGF-1 che possa favorire lo sviluppo di tumori. È importante considerare la dieta complessiva e lo stile di vita quando si parla di rischi per la salute, piuttosto che concentrarsi solo su un singolo componente come l'IGF-1 nel latte. Questa preoccupazione è molto simile a quella del colesterolo. Si pensa erroneamente che mangiare colesterolo aumenti i livelli di colesterolo nel sangue e quindi anche il rischio di malattie cardiovascolari. In realtà la situazione è molto più complessa di questa e non si può attribuire la colpa a un singolo fattore. Inoltre, livelli elevati di IGF-1 nel corpo sono spesso associati a condizioni infiammatorie e disordini metabolici. Questi livelli possono essere influenzati da una dieta sbilanciata, in particolare da un eccessivo consumo di cereali raffinati e grassi poliinsaturi. Diete ricche di questi alimenti possono promuovere uno stato infiammatorio cronico, che a sua volta può aumentare i livelli di IGF-1. E questo dimostra come l'equilibrio nutrizionale sia cruciale per mantenere una salute metabolica e per ridurre il rischio di malattie. Personalmente bevo latte crudo tutti i giorni. Lo consumo freddo con un po' di collagene, un po' di miele e non lo porto a bollore perché sarebbe anche peggio della stessa pastorizzazione. C'è da dire però che mi fido anche dell'azienda da cui mi rifornisco. So che hanno degli standard elevati di pulizia, so che lavorano bene, so che gli animali sono quasi sempre al pascolo. E valutando rischi e benefici, a mio parere, i benefici sono molto di più. Voi però che cosa ne pensate? Bevete? Avete mai provato latte crudo? Fatemelo sapere nei commenti perché sono molto curiosa. Nel frattempo, mi raccomando, like al video e vi auguro una giornata bestiale!